Armageddon, Armageddon, la battaglia finale, cari amici. Armageddon, la battaglia finale. E quando si svolge la battaglia finale tra le forze del bene e le forze del male? Ma si svolge il 4 dicembre 2016, tra una settimana circa. Ci sarà la grande coalizione del no contro i malvagi del sì, contro il malvagio dittatore Renzi. Quella del no è una grande coalizione, rappresenta le forze del bene, un esercito sterminato contro la pattuglia del male, la pattuglia del male guidata dal malvagio Renzi, che vuole eliminare 200 senatori e portare l'Italia alla dittatura, perché ciò che veramente desidera Renzi è diventare il dittatore d'Italia. Ma si è costituita una grande coalizione, la coalizione del no, che affronterà l'armata del male. E la grande coalizione del no, quella che vuole salvare le poltrone senatoriali, è guidata dal comando supremo, cioè Renato Brunetta. La grande coalizione del no, la coalizione dei buoni, di coloro che vogliono salvare le poltrone senatoriali, questa grande coalizione è la coalizione delle forze del bene, è guidata da Renato Brunetta, il comandante in capo è Renato Brunetta, e poi ci sono i suoi collaboratori militari, Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi, Beppe Grillo, Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, su fino all'estrema sinistra. Ah, c'è anche l'estrema destra di Forza Nuova, c'è anche l'estrema sinistra, è una sterminata coalizione, è la coalizione delle forze del bene, è la coalizione del no, perché dicono no alla eliminazione di 200 poltrone senatoriali. Armageddon, la grande battaglia, si svolgerà in Italia il 4 dicembre 2016. E noi conosceremo il risultato il 5 dicembre 2016. Beh, il risultato è scontato. Ogni volta che c'è stata una Armageddon, una battaglia finale, hanno sempre vinto le forze del bene, perché non è concepibile che vincano le forze del male. E quindi vincerà la grande coalizione guidata da Renato Brunetta. Poi il 5 dicembre, una volta che siano state sgominate il 4 dicembre le forze del male, avremo l'incoronazione del leader Renato Brunetta, l'incoronazione a Salvatore d'Italia. Ah, non solo Renato Brunetta, ma anche sua moglie, che si è data da fare parecchio su Twitter contro le forze del male. Ecco, cari amici, questa è Armageddon, 4 dicembre 2016, dove è facile prevedere che prevarranno le forze del bene, cioè le forze del no, cioè le forze che non vogliono che vengano licenziati 200 senatori, 200 padri di famiglia che il malvagio Renzi vorrebbe licenziare, così, sbattere per strada, padri di famiglia che non saprebbero più come sbarcare il lunario. E questa grande battaglia si svolgerà appunto il 4 dicembre 2016, e una battaglia che vedrà fronteggiarsi le forze del male guidate dal malvagio Renzi e le forze del bene guidate da Renato Brunetta e dalla moglie di Renato Brunetta. Ok, cari amici? Bene. A tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.